incontrare i personaggi del suo Romulus con delle creature misteriose provenienti da una galassia sconosciuta. Eccole qua. Seguiteci che stasera vi parliamo di Alien Romulus. Sigla! Mazzate ed esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di teffoni e di 400 calci! Eccoci qua, buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 218 della 400 Live. Stasera, per il nostro consueto appuntamento con le notizie più calciabili della settimana e tante care cose, il cazzeggio e le vostre domande. Qui con me stasera George Romer, buonasera George. Buonasera. E vi... Elward, l'impronunciabile, l'irreprensibile, l'innominabile stasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come state? Bene. Ciao L. Ciao L. Bene, bene, non c'è male, non c'è male. E... Come stanno i nostri spettatori? Come stanno i nostri spettatori? Direi subito di iniziare con quella che Nanni, quella che il boss chiama la burocrazia bella. Mm-hmm. Allora, iniziamo con Fab Futurist, che ringraziamo per l'abbonamento di livello 1. Secondo... già, ho fatto saltare. È scattato l'allarme dei 24 mesi consecutivi. Ah, è andato proprio via. Era una cosa in casa questa addirittura. Non avevo mai sentito un allarme così. Non so cosa fosse. Era un allarme in casa? Penso di sì. Penso che sia l'allarme dei miei vicini. No, boh, non lo so. Ah, ok. No, non era mio, non era mio. Ok, ok. Bene. Si è aggiunto un altro abbonamento, peraltro. Ok, allora, vabbè, innanzitutto dicevamo, come dicevamo, Fab Futurist, grazie mille per l'abbonamento. Il 24esimo mese consecutivo. Che sono tanti, e direi che uno schiaffetto a Timothée Chalamet lo diamo subito. Eccolo qua. Pim. Pim. Poi. Ci sta sempre. Esatto, esatto. Poi cosa abbiamo? Chi dobbiamo ringraziare? Billy Balrog. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. L'undicesimo mese consecutivo. Grazie a Billy Balrog per l'11esimo mese consecutivo. Facciamo che li facciamo passare tutti, li diciamo tutti e poi facciamo sfilare le nostre vallette. Li abbiamo detti tutti perché erano solo... Ah, okay. Sì, erano questi. Facciamo sfilare le vallette. Allora facciamo subito sfilare le vallette. Spero che riparta a sto punto l'allarme durante la Vallettopoli. Quindi vi meritate tutti un bel Tulsa Doom, un... Caprum. Oh, che bello. E direi anche un Angela Doom. Bene, bene. Allora, rammentiamo come funzionano gli abbonamenti. Allora, se vi abbonate al nostro canale Twitch, innanzitutto ci fate molto contenti. Fate contente le nostre mascotte ufficiali di Valverde. Non vedete la pubblicità durante la diretta. E quando durante la diretta del giovedì, perché noi andiamo in diretta due volte la settimana, il lunedì sera e il giovedì sera, durante la diretta del giovedì, quando facciamo le nostre rubriche intorno a uno o più film, quando dovete votare il Jimmy Bobo, il premio Jimmy Bobo, che sarebbe il premio al nome più buffo che troviamo sulle pagine IMDb, sono solo gli attori di Mare Fuori. Esatto. Insomma, sulle pagine IMDb. Bello IMDb, mi è venuto così. dei film di cui parliamo durante la premiazione del premio Jimmy Bobo, il vostro voto vale doppio. Dovrei aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa correggetemi. No, hai detto tutto, quindi arrivederci. Arrivederci. E anche oggi abbiamo fatto il nostro lavoro. Esatto. Il nostro sporco lavoro è fatto. Però potevi fare la discesa delle scale, Elward. Non sembrava lo stesso che stessi scendendo dalle scale.
No, sembrava che stessi inserendo il capo in una botola per cercare, non lo so, qualche liquore. Io vi dico subito che tra poco, allarmi o no, io riaprirò quella finestra perché sto già schiumando. Comunque, sì, no, credo. Ah, ecco, quello avevi fatto. Avevi chiuso sì, la finestra. ho chiuso la finestra perché non sapevo quanto andava avanti quel suono. Va bene, allora, come annunciato nel Cold Open, stasera parleremo di Alien Romulus, che purtroppo non vede protagonisti né Christian De Sica né Leslie Nielsen, e purtroppo non è vero che è uno spin-off o un crossover con la serie di Matteo Rovere, ma è l'ennesimo capitolo della saga che forse nessuno ha mai voluto diventasse una saga dopo il secondo capitolo. Poi ci sono pareri divisivi sul terzo, diciamo, però... Mm-hmm. Sono pareri divisivi anche sul quarto, ti stupirò. Sì, ok. Cioè, c'è, nel senso che c'è anche chi tollera, no? C'è chi li tollera a volte. Non so cosa ne pensate voi. Ok, perfetto. Vedi, ok, perfetto. E... Io addirittura il quarto me era piaciuto proprio al cinema, okay. Però va anche detto che non l'ho più visto da allora. Mm. Sì, io devo averlo visto qualche volta dopo, ma sempre parliamo di almeno, cioè, di una ventina di anni fa. Esatto. È tanto che non lo rivedo, però se non altro era un film che aveva voglia di osare con delle idee originali, con una visione originale all'interno della saga, invece di tentare di rifare le stesse cose. Assolutamente. Detto questo, il Director's Cut, Extended Cut, come vuoi chiamarla, di Alien 3 è molto più figa della versione originale. Ecco, quello sicuramente non l'ho visto. Un buon film. Mm. Quello nemmeno io l'ho visto. E vabbè, comunque, ad ogni modo, quello di cui parliamo stasera è l'ennesimo capitolo di questa saga, la saga di Alien, che da come ho capito è un midquel, cioè è un capitolo a sé stante, una storia a sé stante che si colloca direttamente tra il primo e il secondo capitolo. Che già sarebbe interessante, no? Fare un rewatch e seguire cronologicamente i film in questo modo. Ti guardi il primo, poi ti guardi questo che dovrà uscire, poi ti guardi il secondo. Vedi un dislivello di effetti speciali e di fotografie di tutto. Sì, anche di qualità. Probabilmente anche di qualità. A parte la qualità, dico proprio anche a livello visivo, come cazzo. Sì, sì. Sì. Anche se vedendo il trailer c'è proprio lo xenomorfo, quello del primo film, come design proprio. Sì, è vero. Smaccatamente quello là. Esatto. Se non ricordo male, era uscito un teaser e ne avevamo parlato in uno dei vari lunedì della 400 Live. Questa volta è uscito il trailer ufficiale. E che dire? Quali sono le vostre impressioni riguardo a questo trailer? Chi comincia? Inizio io? Sì. Ma allora, non è un brutto trailer. Detto questo, a me, io di Fede Alvarez non ho visto Man in the Dark, ho visto solo il remake della casa, che mi sembrava un filmetto. C'è tanto sangue, per carità, però niente di memorabile. Il problema di questo trailer qua è che è il problema di tanto cinema seriale che si fa adesso, ovvero che c'è la nostalgia. Cioè, come al solito, se la saga di Alien era figa proprio perché ogni capitolo... metti a parte il terzo, però anche il terzo comunque cerca di fare qualcosa, era comunque una variazione sul tema, una variazione sul design, ogni volta comunque c'era uno scenario lievemente diverso, non si è mai ripetuto lo stile preciso del primo Alien, l'ha fatto un po' Ridley Scott nei prequel brutti, però insomma non si era mai proprio ricostruito filologicamente quella texture, quel tipo di rigori che c'erano nelle astronavi, eccetera. Questo invece lo fa esattamente come i prequel di Star Wars di J.J. Abrams, cioè fa proprio una ricostruzione filologica di quel tipo di scenario lì. Lo xenomorfo è proprio quello del film originale e quindi un po' la paura è che siamo di nuovo a mancanza di coraggio, mancanza di inventiva, è proprio tipo: ehi, guardate le cose che vi piacevano del primo film, sono tornate, non preoccupatevi. Cioè Alien deve essere una roba spiazzante, deve essere una roba inquietante,
e invece questo mi sembra un caldo abbraccio rivolto al pubblico che è cresciuto col film originale, che è sempre un po' il rischio delle produzioni di adesso, insomma, cioè io ho un po' paura di questa roba qua. Detto questo, il fatto che in tutti i film della saga originale ci fosse Ripley è stato un po' un caso, e un po' il fatto di aver scoperto un'attrice straordinaria che hanno voluto tenere sempre, però effettivamente va detto che comunque la saga di Alien avrebbe anche potuto essere una roba in cui rimaneva soltanto il mostrone, e non l'avevano mai fatto prima, e secondo me questa qua è l'unico modo per andare avanti, perché anche i prequel erano una roba, cioè, onestamente insostenibile alla lunga, insomma. Sì, il discorso che fai sull'effetto nostalgia, secondo me nel trailer è proprio anche palesato nel momento in cui appare la tagline nello spazio nessuno può sentirti, e poi si muta tutto con gli attori che urlano senza l'audio, e lì è palesemente riferito al pubblico che ama Alien, che ama il primo e che ama proprio il abbastanza reflusso gastrico, dice abbastanza sì. Fanservice, in effetti. La scena finale del trailer è proprio una gomitata. È proprio, cosa aveva scritto? È proprio una gomitata con... ti ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi? Lotto. Anzi, sì, scusa, Elward, cosa ne pensa? Cosa ne pensa? Ora ti cancelliamo che hai detto la parola. No, io sono d'accordo da un lato, da un grosso lato sono d'accordo con quello che ha detto Giorgio, anche perché cioè, sono il primo a dire basta con i remake midquel, postquel, requel, eccetera. Dall'altro lato, se l'alternativa era andare avanti all'infinito a gonfiare la saga con una mitologia che non era venuta bene, per usare un eufemismo, almeno qui, in questo caso particolare, tornare al passato significa tornare a una cosa schietta, dritta, dura, con gli ammazzamenti e gli spazi bui, e se viene bene, almeno viene un film guardabile e non una roba da spernacchioni come gli ultimi. E poi Alvarez è uno molto così, cioè non è uno da cui ti puoi aspettare il guizzo creativo o il colpo di genio. Se però fa un compito ben fatto, almeno te lo guardi. E secondo punto a favore c'è Kaley Spaney. Che te ridi come se fosse una cosa così divertente, invece è una cosa seria, e sono lo vado a vedere anche per quello, assolutamente. Io volevo farvi vedere questa immagine che ho preso dal trailer, sì, che è quella a cui si riferiva il reflusso, esattamente. Io credo che questo qui, tra l'altro, facendo un discorso di nostalgia e di vi riportiamo l'Alien di un tempo, a me sembrerebbe un animatronic corretto con la computer grafica. Potrebbe essere? Che dite? Sì, potrebbe essere, sì. Perché quella seconda bocca si muove veramente molto a scatti. È corretto con la CGI, però può darsi che sia un animatronic, o almeno abbiano un po' usato gli animatronic. Ma secondo me non c'è niente di male nel mixare le due robe. Cioè, ma io sono perfettamente d'accordo. Cioè, la soluzione più bella è sempre stata i due tipi di effetto speciale. Quindi, no, sono perfettamente pro questa cosa. Anche in queste scene qua, tutte virate al rosso. Sì, sì, sì. Lui si è chiaramente dovuto ciucciare dei tubi. Per davvero, non è... Esatto. No, i facehugger che corrono come matti per i corridoi effettivamente sono fatti CGI, ma ci sta. Sono un po' quelli di Aliens, effettivamente. L'unica roba è che appunto forse si vedono anche un filo troppo, no? Cioè, non so come dire. Insomma, vabbè, ma ormai lo sai come sono fatti. Non sì, è che sì, sì, tenere... è vero, però è sempre quel discorso lì, no? Cioè, ormai sai che è così, allora lo facciamo in maniera proprio spraccata e spettacolare, perché tanto... Per fare una cosa come vorresti tu, George, dovrebbero fare un film nuovo, originale, dove non si vede minimamente la creatura, perché non puoi immaginare che cosa sia.
Sì, ma chi mai andrebbe a vedere un film nuovo e originale dove c'è esatto. Un mostro che non si sa già come è fatto? Questa cosa mi... non ho punti di riferimento. Che trailer è? Che film è? Da che parte devo guardare lo schermo? Esatto. Sempre ammesso che comunque chi di una certa età, di sotto di una certa soglia d'età, vede questo trailer abbia dei punti di riferimento, che potrebbe anche essere che no. Ah, può magari darsi, no. Darsi. L'alien con gli occhialini di alla Philip Daverio, dice Alien Delon. Non so a cosa si stava riferendo. Va bene. Va bene, va bene. Comunque, dai, vedremo che cosa ci aspetta questo nuovo intercapitolo, questa nuova intercapedine di saga, di pezzo di saga. E vogliamo passare ad altro? Vogliamo dire altro riguardo a questo? No, direi io che... no, in realtà quello che dovevo dire l'ho detto. Sono effettivamente un filino più, non dico speranzoso, ma curioso di vedere il film rispetto agli ultimi Alien che mi avevano proprio completamente perso. Questo sì. Sì, anch'io. Questo sono d'accordo anch'io. Sono anche curioso a questo punto di vedere cosa fanno a Hawley con quella famosa serie che sta sviluppando per Disney Plus, Hulu, quello che è. Che serie è? E sta facendo una serie di Alien. Ah sì? No. Sì. No, Hawley sta facendo una serie di Alien, la stanno girando tipo in... non mi ricordo più, in Indonesia, da quelle parti lì. Uh-huh. Con un cast prevalentemente inglese, tant'è vero che riuscivano a girare più o meno anche durante gli scioperi, e ha detto che sarà ambientata sulla Terra. Un po' di giorni fa era uscito un teaser poster in cui c'era tipo non so se era la Terra che si rifletteva, era l'uovo del facehugger, però con i continenti sopra, quindi era la terra uovo. Sì, e dopo la terra cava, la terra uovo, e sì, quindi c'è anche quella cosa lì, ecco, che non saranno collegate, però insomma. Nel frattempo Mark Holland ci informa che lui forse andrà a vederlo a Londra, perché sarà lì, però stasera non c'è nessun londinese qui in diretta, quindi non possiamo darci appuntamenti. Appoggio questa cosa perché effettivamente l'IMAX di Waterloo. Però se vuoi ti diamo il numero di Nanni adesso in diretta, così lo puoi chiamare quando sei là. Il telefono così, no? Allora segnate, prendete carta e penna, scrivete. Ma io prima di passare ad altro mi è venuta in mente una domanda, ma qualcuno ha capito perché si chiama Romulus sto film? Io do per scontato che sia il nome dell'astronauta. Perché l'hanno chiamato Romulus? Sì, lo è. Cioè, è una stazione spaziale, se non sbaglio, che si chiama Romulus, e poi c'è, non so se un'astronave che si chiama Remus. Cioè, ci sono due moduli, non ho capito se uno è un'astronave e l'altro una stazione, sono due stazioni, due astronave, non so. Comunque c'è questa roba originalissima, okay, cioè questa idea originalissima, no, di chiamare... Stavo per dire, ok, sì. L'escamotage più banale del mondo quando non sai come chiamare una cosa, ok? E questo sarebbe molto bello, scusate, il crossover con i romulani che vengono attaccati dai facehugger, dagli xenomorfi, sarebbe... Io andrei a vederlo. Effettivamente quello lo andrei a vedere. No, ma scusate, ma sarebbe come se Alien si chiamasse in realtà Nostromo. Sì, esatto, Alien Nostromo. Alien Nostromo. Sì. Come se fosse stata fatta da George Lucas la saga di Alien, l'avrebbe già rititolato Alien Nostromo. Bravo, esatto. Che era sempre il titolo che avrebbe voluto dargli, ma... Esatto. Ma è bellissimo. Così diventa una saga che sembra veramente un videogioco a livelli. In questo livello deve distruggere questa nave, nel prossimo questo. Poi c'è anche... No, bello, bello. Va bene. Nel frattempo, poi... Invece è uscito anche un nuovo trailer, il trailer di Maxine, l'ultimo capitolo della trilogia di Ty West, e devo dire che a me ha convinto molto questo trailer, già mi è piaciuto molto come inizia, che è ambientato appunto, cioè la protagonista... cerca di farsi strada come carriera a Hollywood, e il trailer lei, inizia
Lei è quella del primo film. Di X, esatto. Sì, quindi è un ex porno star che sta cercando di avere, che ha una carriera mainstream adesso. Esatto. Esatto, e cioè, mi ha gasato molto vedere che il trailer iniziava con il finto trailer del film a cui sta lavorando la protagonista in questo terzo capitolo. Sì. Poi questa cosa di fare un horror ambientato in questo modo qui, io l'ho visto, almeno le vibes da Scream capitolo finale mi sono un po' arrivate come idea, come omaggio, uh-huh. come sensazione. Sì, sì. E bello, devo dire, secondo me, dai, sono curioso di vederlo. Sì, poi mi sembra un progetto che ha preso sempre più fiducia e sicurezza e determinazione man mano che andava avanti la trilogia. Vedeva che uno aveva successo, due, insomma, c'erano tante idee da sviluppare in questa storia in questa piccola mini saga. E adesso si vede proprio che non solo i nodi vengono al pettine, ma è il film più grosso tra dei tre, c'è un grande cast, sembrerebbe uno slasher, ho letto, uno slasher però di quelli in cui alla fine c'è appunto una sorpresa alla Scream su chi è il colpevole. E niente, cioè all'aria di essere una conclusione assolutamente fatta, perché la storia c'era già in partenza e lui aveva un sacco ancora di cose da voler dire su quel personaggio, non perché avevano avuto un buon successo i due film precedenti, cioè chiaramente un progetto sviluppato in maniera coerente. Sì, sono molto d'accordo. Aveva sviluppato tutto prima che uscissero, un po' tipo Diabolic. Sì, sì. Che poi, vabbè, sì, sembra figo anche a me, in effetti ci ho visto anche un po' di giallo all'italiana, un sacco di sangue, robe così. Poi soprattutto c'è un mega cast, a parte che c'è Bobby Cannavale, che è la prima persona che devi chiamare quando fai una cosa ambientata nel passato, cioè tra gli anni 70 e gli anni 80 Bobby Cannavale sta sempre molto bene, non può che fare, secondo me, robe ambientate in quegli anni lì, Bobby. Poi vabbè, c'è Elisabeth Debicki, Michelle Monaghan, Lily Collins addirittura. Giancarlo Phil Esposito, Collins? Lily Collins, che è la figlia. Ah sì, infatti. Che tra l'altro Lily Collins fa una faccia urlante bellissima nel trailer, non so se l'avete vista. Sì. È una cosa da... Kevin Bacon invece ha un bellissimo accento. Ah, bello, aspetta che ce l'ho. Bellissimo. Bravo, che ce l'avevo. Dice business invece di business. Io già avevo già preparato questo screen di Kevin Bacon, bellissimo, stupendo. Mi dimentico di avere delle immagini. Tra l'altro, ha gli occhiali di Nanni. ma guarda, che se lo guardi bene, quello è Nanni. è lui sotto tanto mentite spoglie. Sì, stiamo parlando di questo film, mi ero dimenticato di far vedere l'immagine. Comunque... Cristiano dice George in lettere, non so se mi ha chiesto qualcosa. No, ti ha urlato George per la battuta che hai fatto su Diabolic, secondo me. Ah, ok. ci chiedevano se preferiamo X... Esatto, stavo ricercando, dov'è? Sì. Sono un po' d'accordo sia con Marco che con Onana Jones... Cioè, X è un film molto divertente, una bella sorpresa, Pearl è un'altra cosa, ecco. È vero, sono d'accordo anch'io. È più memorabile. Oh, non riesco a... Possiamo dire è più iconico? Sì. No, non possiamo dirlo. Secondo me si può dire, non ho avuto il coraggio di risponderti l'altra volta, però... Perché ti ho messo in soggezione con la mia autorevolezza? Sì, mi hai messo in soggezione con la autorevolezza di esperto traduttore linguistico. È stato un bellissimo momento che venisse fuori la semiotica nelle nostre live. Vabbè, comunque era passata un attimo la frase di Gino Felino... Chi vuole, chi ha orecchi da intendere, l'ha intesa, anche se non l'abbiamo letta a voce alta. Tutti gli altri... Non riesco più a trovarla. Comunque, Gino Felino 83 ci aveva chiesto se preferiamo X o Pearl. Io, fra l'altro,
per rispondere senza a una domanda. È proprio l'opposto di quello che volevo che succedesse. In fondo è questa la semiotica, no? Esatto. A proposito di Mia Goth, volevo dire che nei titoli di coda di Kinds of Kindness di Lanthimos, che ho visto l'altra sera, c'è un bel Jimmy Bobo così di luce riflessa, perché c'è Mia Goth, scritto G-O-F-F. Bello, grandissimo. Io stavo pensando adesso immediatamente a un nome calcista bellissimo che sarebbe Mia Groff. Bello. Mi rifiuto. Chi si ricorda Daniele Groff, che è una roba. Sì, nessuno, però sono contento che... Gli Oasis italiano. Sì. Gli Oasis italiano. Gli Oasis italiano. Aveva fatto Daisy, era la sua canzone. Daisy, nel finto campo di grano. Questo verso bellissimo, mi capiva solo lui. Comunque è bello qua il commento di Mark Holland, che forse era quello che volevamo far vedere prima. X è un bel tributo stiloso a Texas Chainsaw Massacre, sì. Pearl invece porta tutto proprio su un altro livello, effettivamente. Sì, è vero. E in Pearl c'è anche Superman, tra l'altro. In Pearl c'è anche Superman. Ah, è vero, c'è il nuovo Superman. Sì. Ah, Superman. È vero. Quello che si allaccia le scarpe contro voglia per andare a salvare il mondo. Giusto, eh? Che palle, mi tocca andare a timbrare il cartellino anche vabbè. Oggi. Vabbè. L'oste ubriaco che ci ricorda il ritornello di Daisy. È vero. Avevo rimosso. Ah, eccolo qua. Molto bene. Andiamo avanti, quindi, allora, abbiamo parlato appunto del trailer di Max Xin, attesissimo film, veramente bello, e c'è questo nuovo film, c'è un nuovo trailer di un nuovo film con protagonista Dave Bautista, che si chiama The Killer's Game, ed è questo qua. Eccolo qua. Dove lui telefona e... ha anche un filtro ringiovanente sulla faccia con Instagram. Sì, esatto. E volete raccontarlo voi il trailer di questo film? Va bene. Oppure se no lo racconto no. Io, uguale. No. Allora, praticamente c'è il classico scambio di cartelle cliniche, per cui questo killer a pagamento interpretato da Dave Bautista, che in un momento positivo della sua vita, perché sta uscendo con Sofia Boutella, le cose evidentemente sembrano andare per il verso giusto. A un certo punto il suo medico lo chiama e gli dice: guarda, purtroppo hai un male terminale, ti mancano pochi mesi di vita. E quindi lui, la premessa di... se mi posso permettere, sì, di Fantozzi in Paradiso. La premessa di Fantozzi in Paradiso, bravissimo, esatto. Non ricordavo da dove veniva quella cosa dello scambio delle cartelle. Non viene esattamente. Sì, se non ricordo male, poi Fantozzi apre una piccola cosa di stupefacenti con un suo studente, si mette a spacciare droga. Sì, quindi, insomma, come in Fantozzi in Paradiso, appunto, lui a un certo punto riceve questa bruttissima notizia, decide di andare dalla sua collega dei Guardiani della Galassia, come si chiama l'attrice lì, quella che fa la tizia con le antenne. Tom Clementif. Esatto, e le dice: guarda, io non voglio che la mia amorosa mi veda morire male lentamente, per cui ammazzatemi voi, pensateci voi a uccidermi, quindi... praticamente diramano questo come cazzo si dice? Ah, niente, lui racconta tu, Luoto, non mi vengo le parole stasera, merda.
Ma io so una taglia sulla tua testa. So correggere quindi, i tuoi errori, ma sì, non fare. Esatto. Non crearmi. Ormai si è creata questa dinamica meravigliosa. per cui, vabbè, insomma, emettono questa taglia sulla sua testa e tutti i killer a pagamento del mondo decidono di provare a ucciderlo. Lui poi, se non fosse che, yes, but. Praticamente, esatto. In realtà, dopo che lui ha dato fuoco a un'auto, il medico lo chiama e gli dice: guarda, che scusami, c'è stato questo errore, uno scambio di cartelle. Stai morendo. Quindi esatto, tutto a ci posto, siamo confusi con la cartella di Walter White. Abbi pazienza, non stai morendo. Quindi lui dice: vabbè, allora ritiriamo sta cosa, insomma. E Pon Clement dice: eh no, caro mio, adesso che mi hai detto che te posso ammazzare, ti ammazzo. E quindi niente, praticamente lui dovrà difendersi da tutta questa masnada di tipacci che cercheranno di ucciderlo, un po' tipo John Wick 3. Un po' anche come dice Hawkeye F-00, l'uomo di Hong Kong, e anche ho affittato un killer di Kaurismäki. Esattamente, sì. Kaurismäki, sì. E quindi niente, insomma, sì, ho la locandina di Blow Up, ho già messo le mani avanti con questa cosa perché non ho voglia di toglierla, sapevo che avrei fatto una figuraccia con il però comunque sì, quindi ecco, insomma, questa è un po' la trama del film, come notavano appunto e Onana Jones. Sì. Ma a quanto ne so, il fatto che sia così risaputa questa sceneggiatura è dovuto anche al fatto che si tratta di una sceneggiatura che girava tantissimo, da tantissimi anni a Hollywood, al punto era nella blacklist? Credo di sì. Al punto che il primo protagonista doveva essere Wesley Snipes, ma Wesley Snipes pre-frode al fisco, e quindi si parla di una ventina d'anni almeno. Okay, sì, 30. Da come ho letto è in giro da 30 anni questa sceneggiatura, si era avvicinato anche John Woo a girare questo film, che è tratto da un romanzo, quindi insomma è un po' che gira. Onestamente non so se Kaurismäki e l'altro film siano tratti dallo stesso romanzo, però no, anche perché, mi posso informare tramite Google. Anche in quello di Kaurismäki c'era la cosa che scopriva di non essere ammalato alla fine. L'idea era quella, no? Sì, è la stessa. Gian Piero ha proposto un titolo bellissimo, Grosso danno all'ufficio sinistri, sulla wave di Fantozzi in Paradiso che abbiamo fatto prima. Molto bene. Comunque vi consigliamo di guardare il trailer perché secondo me spacca. Cioè, tra l'altro, due cose da notare, cosa stavi per raggiungere, che poi ti è calata improvvisamente volevo solo dire che dovrebbe essere dai produttori di John Wick, proprio, se non sbaglio, dal trailer almeno c'era scritto che comunque da coloro che hanno prodotto John Wick, ma forse mi ricordo male io, però insomma, il trailer merita, sembra comunque un film sia divertente sia girato, sembra dell'action fatta bene, insomma, a me ha convinto, mi ha incuriosito. Sì, beh, c'è Bautista che ferma una moto con un calcio, che non era in Ho affittato un killer, questo sono sicuro. Vai. L'unica cosa che mi preoccupa un po' è che ci sono tutti i killer con i look un po' matti, che sembrano un po' Smoking Aces, cioè un po' quelle cose primi 2000 post-tarantiniane bruttissime, quindi non so. Sì, ha un'aria, sicuramente ha un'aria un po' vecchiotta, perché è una sceneggiatura di 30 anni fa, e hanno tentato di svecchiarla facendo questo stile un po' David Leitch di azione. Mi sembra, comunque Bautista già l'età che ha, non è che può fare troppe piroette, quindi c'è un po' di CGI, ma sembra divertente. Comunque c'è Marco Zaror, a proposito di calci, e poi c'era un altro nome che ora non ricordo, ma ho detto, c'è anche lui oltre a Marco Zaror, e ora ve lo dico.
o forse più probabilmente non ve lo dico. Intanto Nana Jones ci ragguaglia sulla trama del film di Carrie Mack. Sì, non era malato, gente faceva una vita di merda, tutto gli andava storto, decide di risicare, ma subito dopo si innamora per una talente di nativa, ok? Sì. Quindi vabbè, la dinamica è più o meno la stessa, ma non c'è la cosa della malattia terminale. Che quella è una fusione, è una fusione appunto tra Fittato perché... Killer e Fantozzi in Paradiso. Questo link è bellissimo, queste associazioni. Belle. Oh, io non mi ricordo neanche come si chiama questo film, The Killer's Game. Non abbiamo detto che il regista è il grande, irreprensibile J.J. Perry. Cosa ha fatto J.J. Perry? Sto andando a guardare adesso. Ha fatto Day Shift, quello okay. Con... con Jamie Foxx. Quello Netflix, sì, con Jamie Foxx. Brutto. Eh sì, quindi non è neanche... ed è un regista di seconde unità di cose tipo Undisputed 2. È un ex stuntman, è quello sì, di... sì, è un ex stuntman. Era il regista della seconda unità di Blue Beetle. Sì. Ah, porca miseria. Ok. E anche di un paio di Fast and Furious. Comunque dai, c'è sicuramente attenzione a... Ah, poi c'è, volevo dire, oltre a Marco Zaro, mi dimenticavo, c'è Scott Adkins e Terry Crews. C'era anche... Ah sì, Terry Crews, giusto. Che poi Terry Crews io non riesco più a vederlo seriamente dopo Brooklyn Nine-Nine. Tra l'altro fa lo stesso tipo di battuta Daddy's Gotta Go to Work, cioè che è proprio la battuta del suo personaggio di Brooklyn Nine-Nine. Ma che cazzo, cioè, lui fammelo prendere sul serio. Beh, ma questo film non è così serioso. Io penso che nel trailer abbiano messo le scene dove magari è un pochino più drammatico, ma secondo me tira fuori la verve comica. Cioè, almeno spero. Comunque Davide Schiano dice che uno degli sceneggiatori è un potenziale Jimmy Bobo, J. Bonan Singa. Sì, è vero. Questo ci potrebbe dare un gancio per una futura notizia di stasera che riguarda un potenziale futuro Jimmy Bobo, ma ne riparleremo. Tra l'altro è il secondo trailer con Sinatra che esce in due settimane, tipo, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di quello di Wolves, adesso c'è questo, quindi Sinatra sta tornando nei trailer, attenzione. Sì, perché gli uomini di mezza età che picchiano hanno Sinatra in colonna sonora. Ma perché deve dare un po' di vibes bondiane questo film, questo trailer che abbiamo visto, tra le tante cose che deve fare. Bene. No, io sono curioso, spero che sia divertente, mi sembra buono. E... ecco, una cosa volevo dire, si vede nella scena dell'appuntamento iniziale tra lui e Sofia Butella. Se la persona con cui andate a un appuntamento gli chiedete o le chiedete che lavoro fai e vi risponde retirement planning con la faccia di Dave Bautista che fa in quel momento lì, quella lì è un campanello d'allarme, cioè ve lo dico, segnatevela questa cosa. Perché... sì, perché poi dal trailer sembra che lei a un certo punto scopre che lui in realtà è un killer che va in giro ad ammazzare la gente e non me l'hai detto! Esatto, ma è un killer simpatico, però ammazza solo le persone che se lo meritano. 10 anni di matrimonio e non me l'hai mai detto. ma quello era un capolavoro, quello era True Lies. Sarebbe bello se finisse come True Lies, che finiscono tutti e due a fare i killer a pagamento. No, beh sì, ma non lavorava... è del tutto escluso, alla fine Sofia Butella ce la vedo fare. La fine. Sì. Ma infatti non lavorava è... come segretaria di uno studio dentistico alla fine del film. Non è nemmeno scontato che poi alla fine ci sia il colpo di scena che in realtà lei è una dei killer, cioè tipo l'ultimo, tanto va avanti può darsi, tanto potrebbe essere. Ormai ce l'hai spoilerato. Io non ho, io ho solo supposto, poi... Io non so nulla. Va bene. Allora, invece ci sarebbero queste due notizie che direi che possiamo accorpare in un unico argomento, ovvero il fatto che Shawn Levy è in trattative per la regia di Avengers 5. E,
E nel frattempo Jordan Peele ha preso un caffè con tutta la Marvel per parlare del reboot degli X-Men. E io passerei la palla a George Romer, che viene da un panel che sì. I 400 calci hanno fatto al Best Movie Comics and Games a Milano, il cui titolo era Alternative sane al cinema di supereroi. Prego, allora, maestro. Innanzitutto vorrei dire questa cosa: la Marvel ha chiaramente sopravvalutato quanto Sean Levi vogliamo vedere nella nostra vita. Cioè, questo è un, come dire, hanno capito male, no? A noi non ce ne frega un cazzo di vedere Sean Levi e Marvel, quindi dopo Deadpool 3 non serve farne altri. Comunque. Sì, cioè, a meno sì, che Deadpool 3 lo guardo ed è Orizzonti di Gloria. Esatto. Sì. A quel punto dici, vabbè. Sì. No, insomma, abbiamo fatto questo panel che è stato molto interessante. Abbiamo parlato appunto proprio di come siamo messi con questa rottura dei coglioni dei film di supereroi, soprattutto del Marvel Cinematic Universe, che ultimamente è andato abbastanza male, e loro stessi sono un po' così, non, si sono un po' disorientati, non sanno bene che cosa fare. Come tornare un attimino a sfornare i mega successi che facevano prima di Avengers Endgame, che è stato un po' l'apice, e dopodiché, a parte l'ultimo Spider-Man, non hanno più raggiunto quei livelli di incassi. Probabilmente Deadpool 3 farà un po' il botto, perché insomma tira dentro dei personaggi che ha sempre funzionato, è un po' più defilato rispetto a tutto il Marvel Cinematic Universe, quindi sarà una cosa che si divertirà più, sarà più meta, eccetera, quindi alla fine ovviamente quello gli va anche bene. Il fatto che, cioè, loro hanno sempre fatto questa roba di, come dire, tirar dentro gente con cui avevano già lavorato, perché appunto gli stessi fratelli Russo, quando avevano fatto gli Avengers, avevano già fatto i film di Capitan America, no? Quindi quando avevano chiamato Joss Whedon, in realtà era la prima roba che faceva per loro, però se non sbaglio, prima di Joss Whedon avevano anche tirato in ballo Jon Favreau, che aveva fatto Iron Man, no? Che poi alla fine non era andato in porto. Ma sì, 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 sì. Vabbè, ma comunque Joss Whedon non era i fratelli Russo, cioè era uno che ti potevi abbastanza fidare. Sì, no, assolutamente. Quindi. Però appunto, insomma, Sean Levi è un po' un terno al lotto, nel senso, magari ti fa anche una roba carina, però insomma non so, mi sembra, poi è solo una voce, però mi sembra che ancora vanno un po' brancolando nel buio su che direzione dare. Sì, figurati se non brancolano nel buio. La mia idea è che è questa, che c'è bisogno di uno proprio che sia il più prestanome possibile, cioè che sia uno che sa, che sa fare il regista così da manuale, anche perché poi per recuperare tutti i soldi, il pubblico perso con quest'ultima fase Marvel, Avengers 5 sarà, credo, un calderone di 8.000 personaggi vecchi che ritornano a fare ognuno la sua capriola. il tutto sull'impalcatura che si chiama The Kang Dynasty, e Kang non c'è perché è in galera, e quindi, cioè, serve giusto uno che metta la gente sul palco, in modo che sul set, in modo che si vedano tutti. E lo stai descrivendo come i telegatti, cazzo. Esatto, sì. Io me lo immagino esattamente, sì, sarà tipo i telegatti. Diretto dal regista di Una notte al museo. Comunque non hai... No, scusa. Tanto poi l'azione, il fatto che sia un regista o meno bravo nell'azione, e Sean Levy Olivai non lo è, sì. non conta niente, perché tanto non la dirigono loro, non la dirigono i registi l'azione nei film Marvel. Sì, comunque tu hai detto una roba giustissima, nel senso che adesso, non so se avete visto, ma già hanno intervistato Robert Downey Jr., che si è detto aperto alla possibilità di tornare a interpretare Iron Man. No? Non è vero. E il fatto che l'abbia detto, secondo me, è una roba che la dice lunga, che era una voce che girava già da tempo, che siccome adesso c'è il multiverso, raga, cioè si può dire qualsiasi roba,
Madonna. Perché Avengers 5 sarà The Kang Dynasty, credo Avengers 6 dovrebbe essere Secret Wars, e Secret Wars è una roba, è una roba di multiverso, quindi di fatto non siamo tanto distanti da questa possibilità qui. Quindi lo vanno a ciucciare dalla dimensione parallela dove in realtà muore Gwyneth Paltrow, ma non muore lui, e dice ok, prendiamo lui. Esattamente, non ci vuole un cazzo, il problema è che... No, ma infatti ho letto che per questo Avengers 5, cioè, dicono che potrebbe vedere il ritorno di tutta la vecchia banda, cioè Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, cioè tutti. E... Sì, beh, chiaro, sì. Presi quelli nuovi, però anche poi cioè... Sì, cioè anche perché chi è che va a vedere il film degli Avengers con Shang-Chi, gli Eternals e Miss Marvel? Sì, sapete, allora... sapete che lo deve dirigere questo film, questo Avengers 5? Lo deve dirigere Carlo Verdone con la verve di Compagni di scuola. Oh, sì. Questo deve essere. Perché è esattamente questo, loro che si ritrovano dopo anni a dire: ah, ti ricordi quanto siamo stati fighi tanti anni fa? Ma veramente non mi ricordo. Esatto, è tutto un film di gente che litiga durante la reunion. Sì. Esatto. No, allora, e poi alla fine, solo nel terzo atto, c'è una piccolissima minaccia che loro devono sventare insieme, e alla fine impareranno a lavorare di nuovo. Sì, insieme, ma poi alla fine questa minaccia sarà comunque una cosa che alla fine diventano amici. Sì, 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 esatto. No, allora, una roba che avevo detto al panel era questa, che il problema dei film rispetto ai fumetti è che nei fumetti i personaggi non invecchiano mai, quindi tu puoi riciclarteli all'infinito. Se una nuova variante tipo il Capitan America, Sam Wilson, non piace, ritiri in ballo Steve Rogers, e lo puoi fare perché Steve Rogers non è invecchiato di una virgola. Nei film questa roba qui non la puoi mica fare, un po' perché gli attori invecchiano, un po' perché i contratti finiscono, devi comunque inventarti un modo per andare avanti. E loro, invece di fare un reboot, hanno detto: vabbè, abbiamo un roster di personaggi infinito, comprese anche appunto altre persone che hanno assunto quell'identità lì, quindi hai un secondo Capitan America, hai un secondo Spider-Man, hai un secondo Occhio di Falco, ci giochiamo questa carta qua, no? Di tenere lo stesso nome del personaggio ma dargli un'identità diversa, così cambi l'attore. Però effettivamente non è detto che questa roba funzioni, perché non è che a me interessa vedere il film con scritto che è Capitan America, cioè a me interessa quel personaggio lì, no? Cioè è Steve Rogers il personaggio, non è il nome, non è il nome di battaglia. E quindi hanno un po' dato per scontato questa roba qua. Il fatto che si giri voce che vogliono riportare in scena tutta la vecchia banda è proprio un calare le brache totale, cioè... Sì. No, abbiamo scommesso su sta roba, stiamo vedendo che non funziona, lo stanno anche facendo con poca convinzione, secondo me, cioè sono molto stanchi, lo vedi. Ma sì, completamente. Poi, appunto, quello su cui avevano basato tutta la prossima fase è stato arrestato, è anche una sfiga, e poi non ha funzionato uno dei nuovi personaggi. Sì, esatto. Sì. Ma infatti c'è, cioè, il fatto che è stato annunciato che sarà forse Levi a dirigere Avengers, Avengers quello nuovo, è proprio ha proprio il sapore di una strategia del vediamo quest'estate come va Deadpool e Wolverine, se incassa gli diamo il progetto in mano a lui, come se fosse veramente suo il progetto, in realtà come se il pubblico andasse a dire: ah, è dal regista di Deadpool. È l'uomo che ci ha dato quello che aspettavamo da anni, l'incontro tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman, finalmente. Sì, cioè, più che quello è il fatto probabilmente che già è amicone di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e quindi è vero, perché lui è quello... proprio ritirarli nella mischia per appunto uno scontro multiversale di personaggi che tornano. No, hai ragione, è più facile che lavori che convinca anche Hugh Jackman, insomma, quindi è vero, perché lui è quello che aveva fatto Fall Guy, giusto? Sì. No, scusa, Free Guy. No, Free Guy e quell'altro film su Netflix sempre con Ryan Reynolds, e aveva fatto Real Steel con
Jackman, con Jackman. Quindi ha lavorato, quindi, con tutti e due. Perfetto, quindi sa già quante zollette di zucchero vogliono nel caffè entrambi, quindi lo richiami per questo motivo qui, ma ci sta, ci sta. Ma sì, ma è tutto, appunto, cioè non ha niente... Non ha niente di... Perfetto. Cioè non ha niente di speranzoso in termini di contenuto, è pura strategia, perché puntano tantissimo su questa combo, su questo incontro tra loro due che avverrà quest'estate. E vabbè, io e Elward abbiamo fatto un'intera puntata settimane fa su quanto... su quanto nemmeno aprendo la finestra si vede la vastità della fama che ci frega di questo film, quindi sì. non ci ripeteremo. Johnny Totoro, hai un'immagine bellissima, prima te lo volevo dire anche prima, non ho fatto in tempo, ma c'hai un avatar stupendo, Johnny Totoro. E niente, ma questi geni della produzione, chiede Nicole Mainetti, avevano messo in conto tempo fa di quanto avrebbe floppato tutta sta roba? No. Perché il problema è che ne mettono 5 in produzione, se uno floppa quegli altri comunque devono uscire, quindi si è un po' creato questo meccanismo perverso che quando i film andavano bene funzionava, adesso è una fregatura, è come produrre due sequel di Diabolik. Prima ancora che sia uscito il film. Bene, bene. Senza non togliere, insomma, Made in Italy. Sempre importante. Quindi... Questo era stato anche il tuo intervento al panel? Su Diabolik? No, quello di cui hai parlato adesso. Pensa bello, sì, alternative sane al cinema di supereroi. Parliamo dei Diabolik. No, lo so, Davide Schiano mi chiese, no, non è che sono ossessionato, è che fanno cagare. Cioè, veramente questo, insomma. Vabbè. Adesso come minimo mi querelleranno i Manetti, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo tanto avanti. Non sanno il mio vero nome. Io vorrei sapere chi dirigerà il prossimo film della saga di Godzilla e Kong. Non so se voi lo sapete. Hai proprio questa richiesta specifica questa sera. L'hai proprio pescata dalla boccia. Assolutamente non pilotata. Detto, mi sembrate le persone giuste per chiederlo. Guarda, occasionalmente abbiamo il nome. Aspetta che pesco. Il nome della persona che forse dirigerà il sequel di Godzilla e Kong, il nuovo impero, si chiama Grant Sputore. Un futuro Jimmy Bobo perfetto. Oh, come ci divertiamo. Davide Schiano, questo è un Jimmy Bobo. Ok, quindi se n'è andato anche Wingard. Ah, comunque George, sì. c'è Onana che si propone... aspetta, eccolo qua, sì. Che si propone per farti da avvocato, sì. L'avvocato. Grazie, difensore. Vabbè. Quindi comunque, sì, torniamo al nome. Tutore. Se n'è andato anche Wingard. Io fra l'altro non l'ho visto il nuovo Godzilla. Io sì. E quindi come ti è piaciuto? È molto stupido, è molto quindi... stupido. No, vabbè, dai, è come quello prima, ancora più scemo, però io mi sono divertito. Bene. Stiamo parlando di Minus One? O no? No, Ah, no, scusate, sto facendo confusione, perché ultimamente Minus One l'hanno messo su Netflix, allora mi sto facendo un attimo di confusione. Stiamo parlando di quello bello. Con Godzilla. Con quello, sì, con King Kong, Kong. Giusto? Sì. Godzilla X Kong. Kong. Esatto, che vanno su Twitter a passeggiare. Okay. Sì, esatto. Era diretto come il precedente da Adam Wingard, che se n'è andato. E al suo posto è stato preso Grant Sputore. Esatto. Che è il regista di un film bellissimo che io credo io stesso avevo recensito per 400 calci. E il regista di I Am Mother. Potrei essere cos'è? Stato io a scriverlo. Vado a vedere. È un film Netflix molto brutto
Ah, è brutto, eri sarcastico quando hai detto. Sì, l'avevo fatta io la recensione, avevo anche inventato un bel titolo, era Sigmund Droid. era un film del cazzo, cioè era il classico film Netflix. Cioè, per un attimo stavamo sperando che questo nuovo Godzilla poteva essere in buone mani, invece poi dire no, che l'ho anche recensito, no, è un film bruttissimo. Vabbè, raga, cioè, è come l'universo Marvel, non dirige lui il film. Cioè, lui lo chiamano, mette il nome, è tutto disegnato in preproduzione. Possiamo dire che... tutto fatto col computer. Esatto. È tutto fatto con quelle diavolerie elettroniche e lui va lì solo a sputare, immagino. Sì. Mi raccomando, chi di noi... Ho preso la notizia con grande stupore. Bella. Grant, stupore, ha preso notizia. Mi raccomando, chi si appiopperà la recensione dovrà fare tipo continui giochi di parole, tipo questa sceneggiatura è appiccicata un po' con lo sputo, cose così, no? Di continuo però, senza mai fermarsi. Eccolo. E niente, non c'è molto altro da dire, abbiamo solo visto che... Allora, che ci sarà un nuovo Godzilla e Kong e che il regista sarà Grant Sputore, quindi piacerebbe... Io, è canone chiamarlo Sputore, pronunciato così, per voi va bene che diventi canone, perché non saprei neanche Sputori. Vabbè, non diciamo Stallone, quindi... Ah, sì, che cazzo. Sarà un film c'era un famosissimo disegnatore classico della DC Comics che era Carmine Infantino. Sì. Però era Carmine Infantino, ovviamente. Mm-hmm. Carmine. Però era Carmine Infantino, che cazzo. Carmine che vuol dire la miniera di auto. Beh, comunque ragazzi, cioè, non siamo, cioè, ok, noi sbagliamo queste pronunce così, ma non, cioè, quando poi gli americani devono parlare del nostro cinema, ieri ho visto un video essay dove il tipo parlava dell'ultimo film di Luca Guadagnino. L'aveva sbagliata completamente, Guadagnino, tipo ha detto. Sì, ma non ce la possono fare assolutamente. Sì, no, però devo dire che ero sinceramente curioso di sapere come chiamano Sputore, perché... Non so come, cioè, lui sicuramente deve dire a tutti come Sputor. Si pronuncia. Per me lo chiamano Sputor. 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 In questa era di Sputor. Fantastico. Che bello. E c'è tanto che non l'hanno dato a Jordan Vogt Roberts, quel regista che veniva dal documentario indie ed era finito a dirigere tipo Pirati dei Caraibi o qualcosa del genere. Tra l'altro, in tutto questo non abbiamo poi più parlato del fatto che Jordan Peele era andato a... Porca miseria, stavo per dire che in tutto ciò abbiamo accorpato due argomenti per parlare in generale della Marvel, ma non abbiamo detto che non abbiamo approfondito il fatto che Jordan Peele potrebbe appunto andare a dirigere... Aspetta che mi riapro la cosa. Ha incontrato la Marvel, ha preso un caffettino con tutta la Marvel. Allora, io prevedo che scriverà il film, farà la preproduzione e poi se ne andrà a due settimane dalle riprese incazzato perché gli hanno imposto un cameo di Falcon. Dice che farà come Edgar Wright con Ant-Man. Un giorno dalle riprese. Cioè, da un lato è una bellissima idea. Perché si parla da tempo del fatto che forse la cosa figa da fare con un nuovo film di X sarebbe rendere Magneto o Magneto, che dir si voglia, Xavier neri e collegarsi in maniera ancora più esplicita alla dicotomia tra Martin Luther King e Malcolm X. Okay. Anche perché se dobbiamo riferirci a un evento traumatico del passato, la storia americana, che va bene, la versione di Bryan Singer non è la storia americana, ma in ogni caso Magneto era un ex prigioniero di Auschwitz, adesso è passato un po' troppo tempo, non potrebbe esserlo
nei nuovi film, quindi cosa fai? Ci piazzi dentro, che ne so, insomma, l'apartheid, un po' di cose brutte del passato americano e funziona uguale. E credo che se ci buttano dentro Jordan Peele, l'intenzione è un po' questa qua, ecco. Però sì, per me non sarebbe brutta come roba, solo che sulla carta non ce lo vedo molto. Sulla carta sarebbe bellissimo, poi deve scontrarsi con quel tipo di sceneggiature, quel tipo di dialoghi, quel tipo di cinema, quindi... Sì. L'alternativa sarebbe che all'incontro che hanno fatto Jordan Peele e la Marvel gli ha chiesto: ma tu che lavoro fai? Ma io sono in un retirement plan e dopo a un certo punto fa: ma tu facevi questi film qui e non ci hai detto niente. sì, ne avevamo già parlato, scusate, di Flanagan che fa l'esorcista, no? Sì. Ne avevamo parlato, sì, un paio di lunedì fa. Sì. E no, niente, sarebbe bello, non ci credo neanche se lo vedo, che sottosta alle due... Poi in una fase così, cioè la Marvel non è nella posizione di fare un film con tutta la libertà creativa a un autore, cioè hanno da fare, da giocare proprio più sul sicuro che si può. E quindi... Ma io sono no. Tra l'altro una cosa... Per me si può cambiare tutto, dai, come fai ad avere un reduce di Auschwitz credibilmente adesso, cioè a 100 anni, poveraccio, non lo so, vabbè, vedremo. Dicevi, scusa... Stavo dicendo che, mi ero scordato di dirlo prima, ma mi pare di aver capito che il quinto Avengers è previsto per il 2026, che è tra pochissimo, quindi c'è proprio una cosa tirata via. Si vede sì, già perché avrebbero dovuto costruire, come avevano fatto in precedenza, no? Pezzo per pezzo, una roba che poi esplodeva con Avengers, sì. Ma per ora non è venuto fuori, non è riuscito niente. Sì. E infatti con un minimo di onestà cancelli gli Avengers e parti con un'altra fase. Sì, no, ma è evidente che non era previsto che uscisse così presto questo film, cioè nella loro previsione doveva passare un altro bel po' di tempo in modo da creare tutto, ma non si è creato niente, quindi hanno detto: oh mio Dio, prendi la rubrica del telefono, richiama tutti quanti che qua siamo nella merda e facciamo uscire sto film, se no come facciamo? Già. Vabbè, nel caso se Jordan Peele poi dice di no, possono chiamare Grant Sputore. Sì. The Avengers. Allora, Vigo sta continuando a parlare di cose. È più probabile che se vogliono portare Magneto e Xavier ai giorni nostri useranno le stesse modalità di Capitan America. Vabbè. Sì. Non lo possono so, essere... La vedo un po' complicata, devo dire, perché... No, secondo me perderebbero un'occasione, capito, di renderlo più... Vabbè, sono tutte congetture. Sì, esatto. Facciamo. Comunque, Giampiero ha detto una cosa molto carina. Sputore ha terminato lo storyboard del nuovo Godzilla in ascensore mentre saliva. Qui siamo veramente a commenti memorabili, comunque. Bello. Se tu evidenzio quello dopo, perché... Sarà una che a scuola è stata in gita ad Auschwitz. Fermiamoci qui, ragazzi, perché mi sa che oltre non possiamo andare. No, infatti no. Ok, va bene. E direi che abbiamo terminato le news per questa sera. Sì. Abbiamo detto tutto, no? Abbiamo detto tutto. Perfetto. Sì. Allora io direi che possiamo andare in chiusura e sì. Io ringrazio... Non ci sono domande. Ah, è vero, bravo Elward, perché noi lo diciamo sempre che lunedì sera le notizie, il cazzeggio e le vostre domande. Ci sono delle domande, ragazzi o ragazze, che avete in chat da chiederci, qualunque cosa, tranne continuare a parlare di Magneto Xavier. Grazie. Grazie. Nessuna analisi sul voto delle europee.
Adesso facciamo una diretta di 5 ore in cui commentiamo i risultati. Sì. No, voi siete andati, scommetto che voi non siete neanche andati a votare. Io sono andato a votare. Ma chi noi? Io. Voi io due. Io sono andato a votare. Perché? Non lo so, volevo lanciare una provocazione. No, Jared Leto, abbiamo dicevamo che la settimana scorsa era l'ultimo appuntamento, anzi due settimane fa era l'ultimo appuntamento. Poi la settimana scorsa è uscita una cosa troppo clamorosa, il fatto che aveva suonato in centro a Londra con a pochi metri da Nanni. Esatto. Con Nanni! Sì, a pochi metri di distanza e non lo sapeva. Quindi ne abbiamo dovuto parlare, ma adesso la rubrica è davvero chiusa, a meno che non escano, insomma. Cioè, Red Leto, ecco, questa è una domanda, secondo, è una domanda interessante, quella di Nicole Mainetti. Questa qua. Chi voterebbe Jared Leto? Nel senso, chi darebbe la sua preferenza elettorale a Jared Leto, oppure a chi darebbe la sua preferenza a Jared Leto? Esatto. No, beh... In entrambi i casi sarebbe difficile. Chi voterebbe Jared Leto? Ah, beh, chi, no. Tra noi? Chi tra noi voterebbe Jared Leto? Io non voterei Jared Leto. Ma io... Non ti affiderei neanche il mio gatto se andassi in vacanza. Cioè, io in questi casi devo ammettere di essere un po' come gli Iannacci, quindi forse sì, ma per vedere gatto. L'effetto che fa. Esatto. Beh, io anni fa, questa è una storia vera, Fabio Testi si candidò a sindaco di Verona, uh-huh. e io ci ho fatto un pensiero, più che altro ho detto, la star del grande racket e la via della droga, io lo voto, poi ho visto che non rispettava i miei ideali politici, quindi ho detto forse meglio di no, però ecco, insomma, una volta là ci avevo fatto un pensiero, mi piaceva l'idea di avere... Potevi dare il voto di sgiunto. Ma la situazione... È ancora vivo Fabio Testi? Sì, ancora vivo. Comunque non saprei chi potrebbe votare Jared, non so, cioè, tra di noi chi lo voterebbe è già una domanda difficile. Chi vota lui? Lui chissà se lui sa dell'esistenza della schedina elettorale probabilmente no, figurati se ha idea. Secondo me la sua reazione è: ma non lo posso fare su TikTok sta cosa, no, devi alzare il culo e andare in una scuola e prendere una penna, no, allora sì, non è secondo me Jared Leto non ha bene idea di come funziona il sistema politico del suo paese o quello internazionale, cioè lui fa tour, gira film e quando non fa queste due cose va nel deserto a meditare. Esatto, oppure con la sua vita. Oppure con le ciabatte blu. Oppure andrebbe nel seggio con le ciabatte blu, farebbe tutta una storia Instagram della diretta in cui lui va lì a votare, quindi visto che ha reso il voto pubblico lo verrebbe annullato subito. Esatto, l'annulla, cancellano la cosa. Potrebbe essere, sì. Oppure fa tutta Comunque... la storia, va al seggio e poi si dimentica di votare anche. Stanno già dicendo in due che Leto voterebbe Vannacci, secondo me no. Secondo me Leto voterebbe tipo 5 Stelle, una cosa così. Sì. Questa è da querela, se ci sei. Non ho dato giudizio, ho detto solo che secondo me lui voterebbe. No, stavo immaginando. Va bene, dai. Allora, dai, direi che... secondo Nicola invece voterebbe Palermo. Comunque è molto bella questa rubrica, le vostre domande. Questo è quello che succede quando vi chiediamo di fare delle domande. La sostituiamo. Ecco perché adesso capite perché a Valverde non esiste la democrazia. Allora, io ringrazio i miei colleghi George Romer e The Hellward. Ringrazio tutta la chat, tutti quanti per averci seguito in questo lunedì abbastanza torrido, devo dire, abbastanza caldo, e ringraziamo i Nano War of Steel per la sigla dei 400 calci, ringraziamo Cristian Aliprandi e Dario Cogliati, per la videosigla, e Ludwig van Verhoeven per la trinodia per le vittime di Valverde. Vi ricordiamo che giovedì prossimo, cioè il giorno giovedì,
cioè non domani, non dopodomani, ma il giorno dopo ancora, non so, tuttora non so che giorno del mese è, ma facciamo 13 forse, si parlerà di Furiosa. Sì, 13. Sì. Il 13 si parlerà di Furiosa per un giovedì all'insegna di un film nuovo anziché di un film ripescato dal passato, come facciamo di solito. Mm-hmm. Sì, è una rubrica nuova che si chiama Approfondimenti Caldi. Mm. Ha voluto chiamarla così. come i cornetti. Sì. Come le brioche e i cornetti. Va bene, ragazzi, grazie mille, buona serata. Ciao! Ciao! Ciao.